Ciao, bentornati sul mio canale Mano Libera Atelier di Barbara. Oggi voglio mostrarvi come utilizzare la taglia e cuci per fare l'orlino arrotolato che si usa sui materiali molto fini, facendo questo bordino che non ha bisogno di ulteriore rifinitura. Se il video ti è piaciuto, alla fine lascia un mi piace, ricordati di iscriverti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. La prima cosa da fare è levare l'ago di sinistra. Dobbiamo proprio levarlo e sfilare la macchina. Dunque, per levare l'ago mi aiuto con una pinzetta, tengo fermo l'ago di sinistro. Ora vado ad agire su questa leva che è la leva proprio apposita per fare gli orlini arrotolati. Consultate il vostro manuale, nel mio caso questa leva va portata verso di me. Adesso dovete, a dipendenza del tessuto che utilizzate, si può agire sulla lunghezza del punto e sul differenziale. La lunghezza del punto, vi consiglio di stare abbastanza basso, al fine che questo punto sia proprio piccolino, se no non ha molto scopo, se no non fa un bel bordino, di modo che stiamo sotto il 2, tra l'1 e mezzo e il 2. Io ad esempio faccio un 1 e mezzo. Il differenziale, anche qui a dipendenza della stoffa che trovate, potete stare sul neutro oppure sul 0,7. Cominciate con il neutro e vedete e fate una prova su un campione di stoffa. Io qua ho un piccolo voile di cotone, un ritaglio, e proviamo a vedere come viene l'orlino arrotolato in questo caso. Vado, anche qua mi raccomando, come ho già detto in altri video, non mai inserire la stoffa sotto il piedino, ma lasciamo correre la macchina. E poi infilo. Quando eseguo la cucitura, io mi aiuto tenendo il filo della stoffa, se non ho troppo da tagliare, il filo di questo bordino so già tagliato regolarmente, se no posso disegnare una riga e seguire la riga. Anche qua lascio correre la macchina. In questo caso è molto piatto. Se lo volevo più arricciato, agisco sul differenziale. Dipende molto, questi regolaggi dipendono moltissimo dal tessuto, eh? Fate delle prove. Bene, vi ho mostrato come realizzare l'orlino arrotolato sui materiali fini. Mi auguro che vi sia servito questo video. Se vi è piaciuto lasciate like, chiaramente condividete con i vostri amici e iscrivetevi al canale. Ci vediamo presto. Ciao!